Ehi, hey, ben trovati da AndreaLink91 e benvenuti in questo primo episodio di Crash Bandicoot It's About Time. Più che un primo e vero e proprio episodio, questo sarà una specie di let's try, ovvero proverò il gioco, vedrò come andrà sul canale e anche come portarlo sul canale più in particolare e magari non portarlo proprio tutti i giorni o a giorni alterni come sto facendo con alcune serie, ma magari portarlo oggi, punto, primo episodio, e poi portarlo magari più in là quando sarò un pochino più in pari con le serie che devo appunto portare, perché registrare le ho registrate ma devo ancora caricarle. Allora, questa volta scelgo And perché, l'in non mi piace per come suona. E allora, vediamo un po'. Abbiamo due stili di gioco: moderno, se muori ricominci sempre dall'ultimo checkpoint. Retro, hai un numero limitato di vite. Una volta esaurite dovrai ricominciare il livello. Beh, scegliamo moderna, dai. Retro sarebbe la modalità classica degli altri Crash e siccome da piccolo ci smadonnavo male, preferisco giocare insomma con questa modalità nuova. E un attimo solo, voglio vedere i sottotitoli, ovviamente. Sì, dimensioni testo. Facciamo medio. Direi di avviare allora la partita. Con questo effetto simil 3D mi piace. Crash Bandicoot. Finalmente io, il grande Neo Cortex, ti ho messo alle strette. E ora, il colpo finale! Taci, babbeo. Rassegnati, entro, vi sarà un fallimento! Di nuovo! Almeno io e Uka Uka ci proviamo a evadere da questa prigione. Non starò qui un altro decennio ad ascoltare tutti i tuoi vaneggiamenti. Il modo in cui mastichi. Ma è morto? Lascialo, ormai non ci serve più. Un grande potere si è risvegliato. Crash! Temo preannunci un evento di proporzioni cataclismatiche! Proviene dal picco di Insanity! Presto, andiamoci! Crash! 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 Oh, perfetto, mi sa che ora si inizia. Che poi i sottotitoli a quanto pare servono davvero a poco, visto che effettivamente noi abbiamo un doppiaggio, per fortuna, totalmente italiano. O almeno così sembra. Ecco, ovviamente qui abbiamo la vecchia skin. Ecco, cambia anche. E Crash 4. Ok, perfetto. Oh, ragazzi, ecco il frutto Wumpa. Vediamo un po'. Sì, con X si salta, ovviamente. Ah, questo è il primo livello. Doppio salto ce l'abbiamo già. Così ci accucciamo. Scivolata ancora nulla. Ok, forse la prendiamo dopo. Ah, doppio, bene. Mostra HUD. Ah, bene, bene. Non che sia necessario. R2, niente. R1, L1, niente. Va bene. Ecco qua. Tanto cerco di rompere tutte quante le casse perché se no finisce male. Ecco, come adesso ad esempio. Non ho calcolato per niente proprio il tempismo, zero AndreLink, bravissimo. Fai vedere quanto sei bravo a giocare platform. Il mio genere preferito, tra l'altro. Proprio sono top, ok. Oh, sì sì, non ti preoccupare che arrivo. Ok. Checkpoint. No, questo no, non è interagibile. Ah, qui c'è la maschera di... ecco qua. Burdga.
Ah, lui si sposta. Okay. Ah, maledetto! Quello è un ragno. Ah, posso spostare la telecamera così. Sì, in effetti il gioco mi ha avvertito di questa tale possibilità. Ok, allora, queste non cascano. Va bene, perfetto. Ah, quindi il ragno non è che mi segue, lui si muove su un tragitto, bene. Oh, grande, qui che bello, sfasciare tutto. Carlos è il topo che gira. Ah, siamo già arrivati? Oh, grande! Ah, qui però so che ci si può anche abbassare sulla liana di sotto. Sicuramente ce lo faranno provare. Mamma mia, come trema tutto. Ho il controller che è impazzito. Già sti nemici strambi incontriamo. A fine gioco che ci sta? Le marmotte. Ma le marmotte non sono abbastanza strane. Ah, perché... Ah, perché... Ah, mentre corro! Eh beh, certo. Ah, ecco, la panzata fa anche così. Ho capito, mentre corro... Invece stavo semplicemente fermo, giusto? Vabbè, pure sono scemo. Bene. Coloratissimo, comunque, eh. Davvero tanto colorato, mi piace. Meno male che c'è il doppio salto, se no come un cretino. Aspetta. Ah no, ah, ecco, ecco, sembrava. Perfetto. Tutte quante, ottimo. Ho visto che nella demo c'erano dei... C'era il livello dove puoi fermare il tempo con l'acqua, con le cascate, non mi ricordo di preciso il nome. Però sì, quello sarà sicuramente un pochino più difficile. Per prendere tutte quante le casse. Quindi il primo proprio te le mettono lì easy easy. Ah, quindi si ferma proprio. Perfetto. Wow. No, non mi ero accorto. Cioè, mi ero accorto che cascavano. Però, dico, non mi sono accorto del... Ah, ma c'è l'ombra poi che ti aiuta, anche fosse. Eccolo! Grande. Ok. Dai, Carlos. Wow, che cosa... Wow, non mi vedi? Ok. Perfetto, sì, mi ricorda un vecchio livello di Crash. Aspetta, fammi vedere se è da qui. Ottimo. No, aspetto. Beh, qui tanto non serve. Uno, due, e tre. Come 99? 100? Me ne mancano 4? Mancano 4 casse, boh. Pensavo di averle prese tutte. Va bene, andiamo avanti. Oh, bene. Qui ce ne sono 86. Sicuramente quella liana dovremmo usarla subito. Ok. Easy peasy, proprio. Tu cosa... Cosa cerchi? Ah, ok. Secondo me il poter andare più in alto con la liana ci servirà in futuro. Ma aspetta, non è che di qua però... No, no, ok. Ecco, infatti già ci serve, vedi?
Almeno so che non esplodono quelle di TNT se non le tocchi. Perché non ero sicuro di questa cosa, eh. Mi ricordavo poco. Bellissimo, raga. È proprio Crash come me lo ricordavo da bambino. Ah, hai capito. Ci vanno anche a tempo. Forte. Come? Ah, qua c'è tipo doppio salto. Ah, ok. Non ho capito perché. Forse per andare più in alto. Ah, più in alto, sì. Ok, preso. Ok, preso anche quelle. Quindi tutte quante. Aspetto che esplode perché non si sa mai. Magari dopo non me le conta. Ne mancherebbero 46. Ci sta. Cos'era quel suono? Ok, perfetto. Ma cos'è quell'animale? Ah, ok. Timiamo bene il tempo allora. No, proprio malissimo, l'ho timato proprio. Non neanche, proprio faceva schifo anche a me. Eccolo! Fatto. Quindi così subito? Davvero? Wow. Che bello. Ah, checkpoint, ok. Sono scemo io. Sì, proprio io sono scemo. Ok, corri. Praticamente ti mettono... Cioè, mi sono buttato perché... Potevo aspettare tranquillamente. Ah, ecco perché, c'è un'altra parte, no? Sembrava infatti troppo bello. Ok. Ah, finita? Grande. Oh. Quindi ho preso tutto? Proporzioni cataclismatiche. No. Cosa? Ah, le morti, 9 morti. Vabbè, certo, sono stupido. Non so fare. Però se non altro tutte quante le scatole rotte. No, non esiste! Non è assolutamente possibile! Staccati! Crash, e quello chi è? Lani Loli? Se le maschere quantiche sono qui, allora vuol dire... Ehi, Aku, come te la fa...
È un barco quantico quello? Sembra essere una specie di porta tra le dimensioni. Sì, sì. E andrebbe tenuta chiusa. Dobbiamo entrare, metterci in cerca, trovare i miei fratelli e chiudere tutto prima che qualche imbecille con un piano e un ego smisurati faccia una monumentale sciocchezza. Uka Uka ha spianato la strada al nostro brillante futuro. Una volta completato il mio generatore di barche, il dominio su tutto il tempo e lo spazio sarà finalmente nelle nostre mani. Engine Embryo, avevate qualche vostro progettuccio da illustrarmi? Padroni, il mio prodigio creerà per te una minchia di ipnotizzati! E la mia pozione mi li renderà inarrestabili. Bravi, bravi, divertitevi. Con le pistoline a raggi. No! Accelera il passo! Stando ai miei calcoli, i nemici sono già in marcia per attaccarci. Ma noi, infine, vinceremo. Wow! Davvero bello come inizio. E qui ci fa scegliere appunto la mappa dei mondi. Dove andare? Questa dimensionale, scusatemi. Mappa dimensionale. Da qui puoi selezionare un livello, passare da Coco a Crash e viceversa, cambiare le skin e rigiocare i livelli per cercare di battere le sfide a tempo. Dovrei rigiocare il primo livello veramente? Attenzione. Ah, quello è il nuovo mondo. Bene. Voglio un attimino rigiocare il primo livello perché vorrei provare a prendere tutte quante le casse. Voglio dire, non mi sembrava di averle mancate, eppure. Stavolta 103. Va bene, comunque questo primo video lo termino qui. Poi magari in un futuro non molto lontano, spero, magari lo continuo. E cercherò di finire nel più breve tempo possibile le altre serie. Così in modo appunto da potermi godere Crash Bandicoot magari anche sul canale. Vediamo però insomma come viene trasposto poi con editing e tutto il resto. Per questo video comunque è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che ovviamente in descrizione il link per Discord e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.